non sapevo assolutamente a che cosa sarei andato incontro, poi, perché non conoscevo prima i ragazzi, cioè sì, li ho conosciuti un anno fa, perché c'è stato un, come si dice, un approccio, un primo approccio, poi non siamo riusciti a collaborare insieme, ho visto qualche cosa su Twitch, loro mi sono piaciuti, sono divertenti, insomma, e per cui abbiamo detto dai, facciamo questa cosa qua, cantare insieme a Simone il loro cavallo di battaglia, insomma, la loro sigla, la loro main song, è stato molto divertente, anche perché all'inizio non sapevo assolutamente che cavolo fosse annichilire i Depe e Flame grida rana. Invece poi Tudubi mi ha spiegato tutto e mi è piaciuto questa cosa. Immaginavo che fossero dei modi di dire. Mi sono divertito e mi sono accorto anche con un po' di fastidio che Simone è anche proprio bravo, cioè musicalmente, ovviamente sto scherzando, è proprio bravo musicalmente, armonicamente, suona, canta. E sarà, questa è stata una cosa positiva. Sarà felicissimo di questo perché ieri era... fremeva l'idea di fare anche lui con te, quindi forte, è stato veramente forte. Allora, io sono molto molto orgoglioso dei miei tatuaggi. Il penultimo tatuaggio che ho fatto, vabbè, tanto voi non li conoscete gli altri, un po' di voi ovviamente questo qua non lo riconoscerete mai, vabbè, Sharon Pikachu, il mio personaggio degli anime preferito, Zoro. Dopodiché questo è uno scarabeo, lo dico perché mi è venuta questo trip dei tatuaggi, è questa passione pazzesca. Questo è uno scarabeo dedicato a mio padre che si chiamava Radames, questo è uno scarabeo egiziano, porta fortuna, è il simbolo degli antichi egiziani della rinascita. Poi invece questa è l'aquila che sfida il serpente, è il simbolo della bandiera messicana, mia figlia è messicana, Sofia è messicana per quello. Dopodiché, vabbè, questa è una stellina che ci siamo fatti io, mio figlio invece e mia moglie insieme. E tada, l'ultimo, questo è un sole e luna, mio figlio il sole, mia moglie la luna, intercambiabili perché anche mio figlio. Tutti questi tatuaggi, piccolo spot pubblicitario, sono stati fatti dalla grandissima Francesca Mele Tattoo ad Abbiate Grasso. Sì, ma non lo posso dire, no. Allora, no, dai, raga, no. A parte il fatto che tutti e tre, Flame, Tudubi e Marra, mi hanno accolto veramente a braccia aperte. La butto giù Simone scherzando perché è troppo bravo musicalmente, no, non ce n'è uno, no, sono molto simpatici tutti e tre. Allora, secondo me sta già fagocitando la TV, penso tutto il bene possibile, chi lo usa male ovviamente, cioè non dipende da Twitch se tu lo usi male. Se tu lo usi da terrorista, ovviamente è una roba tremenda, cioè se tu lo usi invece come stanno facendo i ragazzi e tanti altri ragazzi per divertire, per intrattenere, è molto importante in questo periodo terrificante della pandemia, è molto importante, approderò anch'io a Twitch presto, giusto Fede? E ne penso bene, penso che ogni mezzo che riesce a portare il tuo messaggio, che deve essere positivo, non per quanto riguarda il Covid, non so, io dico sempre ai ragazzi, ma non solo ragazzi, ai ragazzi, anche un settantenne, un ottantenne dovrebbe usufruire di Twitch per divertirsi, per passare il tempo, insomma, per arricchirsi anche. Per cui ne penso assolutamente bene. Perfetto, è stato un piacere, saremo contentissimi di coglierti su Twitch appena verrai, sarai il benvenuto. E io verrò, è una minaccia. Grazie di tutto. Ciao ciao. Lo posso chiamarti Giorgio? No. Sì. No, anche perché sono uno youtuber che si chiama Vanni, quindi ci sarebbe confusione. Ah sì, Vanni Gio. Quindi anche lì la confusione. Ma è uno forte, eh? Ma ci sta provando, diciamo. Allora non ce ne frega. Emergente.